Fuori da questo incubo. Buonasera al professor Massimo Cacciari, filosofo. Buonasera, professor Buonasera. Cacciari. Buonasera. Con lei partirò invece dal Conte di oggi. Alla Camera, al Senato, ha illustrato la fase 2. È chiara questa fase 2 a lei? Lei lo vede un piano complessivo del governo? No, francamente. Non capendo tutte le difficoltà in cui ci troviamo, perché da un lato questa fase 2 parte un po' a pelle di leopardo, cioè quale ragione per cui un settore sarebbe in grado di partire, un altro no, eccetera, merceologico, non credo sia possibile. Bisognerebbe stabilire delle regole precise che non mi sembra siano contenute né nel Conte 1 né nel Conte di oggi, cioè il governo dovrebbe stabilire alcune norme, vietare gli assembramenti, vietare ogni tipo di manifestazione, come dire, di massa, vietare ogni movida, ma per quale motivo uno spazio che da un punto di vista, diciamo, laico è analogo come la chiesa o un teatro deve essere trattato diversamente? Qual è il motivo? Il governo può stabilire che non ci può essere più, non ci possono essere più di 2 persone per 1000 metri quadrati, può stabilire le regole che vuole, ma non certo regole diverse sulla base dell'utilizzo di quello spazio o di che cosa fanno in quella fabbrica. Questo è del tutto assurdo, ovviamente. Il governo deve stabilire delle regole, delle norme di sicurezza tassative, controllarle, renderle controllabili. È chiaro che non è controllabile se un funerale ci stanno 14 o 16 persone, è ridicolo pensarlo. Regole controllabili, cioè regole razionali, ragionevoli, che permettano un controllo effettivo ed efficace, deve stabilire questo. E poi, se permette, avere, come dire, fiducia nella nostra intelligenza. Io con un'epidemia in giro non vado in giro a darmi i bacetti e ad abbracciarmi. Certo. Beh, ma è ovvio, ma di responsabilità, di autoprotezione, no? Con un'epidemia in giro vado a abbracciarmi. Ha la sensazione che il governo ci tratti troppo da bambini, ci abbia trattato troppo da bambini. Ma dirmi una regola in cui, attenzione, è 1 metro qui, è 2 metri lì, ma che roba è? Dice il governo, guarda amici, che dovete stare distanti, che non dovete fare assembramenti, che vi conviene tenere sempre la mascherina, i guanti, quello che vuoi, ma dire a delle persone che si presume abbiano il dono dell'intelletto che se devono stare a 2 metri o 1 metro, ma scherziamo, ma mi sembrano cose pazzesche, insomma. Poi soprattutto non controllabili. Certo, l'efficacia di una norma, di una legge, sta nella possibilità che tu hai di controllare la sua esecuzione. Di applicare eventualmente se una sanzione. Non conta niente. Certo. Certo. Senta, poi c'è un'altra ragione per cui il Premier Conte è andato oggi in Parlamento, per difendersi da un'accusa di eccessivo autoritarismo, no? Ed è partito un attacco molto duro di Matteo Renzi oggi in Senato. Ascoltiamo una pillola di questo. Lei ha detto 11 volte, io l'ho ascoltata con attenzione, noi consentiamo, nel campo delle libertà costituzionali, il Presidente del Consiglio, come pure un qualsiasi parlamentare, non consente, perché le libertà costituzionali vengono prima di lei, la libertà costituzionale le permette di essere dove lei, è quella visione della Costituzione octroyée, concessa, tipica dell'Ottocento, che viene richiamata da uno che dice consento ad altri la libertà. Lei non la consente la libertà, lei la riconosce la libertà. Io rivendico di aver contribuito a creare un altro governo quando un senatore, il senatore Salvini, ha chiesto i pieni poteri. Non li abbiamo negati a lui per darli ad altri. È un fatto costituzionale che dobbiamo tutti insieme difendere. Cosa ne pensa di queste parole di Renzi, Cacciari? Ma la Costituzione, qui dovrei andare un po' sul tecnico, la Costituzione ha sicuramente un vulnus, cioè non è chiara la nostra Costituzione sui poteri in stato d'emergenza, a differenza che in altri paesi, non è chiara. Ma certamente la possibilità dalla Presidenza del Consiglio di decretare esiste, è prevista in situazioni particolari. Certo che non possiamo andare avanti mesi
attraverso norme che determinano la nostra vita, i nostri comportamenti, semplicemente attraverso questo tipo di decretazione. Qui sì, c'è un problema, emerge un problema. Non userei i toni di Renzi, però un problema c'è se continuiamo per mesi che i nostri comportamenti, la nostra vita è decisa dalla Presidenza del Consiglio. Questo è un problema. Bisognerebbe che sarebbe saggio che si passasse attraverso delle decisioni prese con un voto parlamentare, almeno le decisioni. C'è chi vede in questo intervento così duro di Renzi un ultimatum vero e proprio al governo, no? Anche lei lo vede come un ultimatum e quindi come il governo in pericolo? Non credo per questa fase, veda. A parte il fatto che io ritengo che i drammi che dovremmo affrontare sono nella fase 3, neanche nella fase 2. E temo di essere facile profeta. Lì saranno drammi veri da affrontare, anche questi per carità, ma lì veramente che coinvolgeranno tutto il paese, tutto quanto. Quindi io penso che Renzi si prepari piuttosto alla fase 3 che a questa. Qui evidentemente nessuno si sogna di far cadere questo governo e neanche penso durante la fase 2. Quando si dovranno fare le leggi, che dovranno essere per forza pesantissime, finanziarie, e si dovrà stabilire come affrontare una drastica riduzione dell'imponibile, quindi degli incassi da parte dello Stato, una riduzione della ricchezza prodotta che si aggirerà sicuramente, sarà sicuramente a due cifre, se non, sì, no, a due cifre, lì certamente Renzi e molti altri pensano ad un cambio di guida ed è anche evidente a chi pensano. Però, Mario Draghi, dice lei? Sì, però sarà un passaggio traumatico, difficilissimo. Io francamente, come ho detto molte volte, mi auguro che questo governo invece si dimostri capace di fare quello che occorre fare. Cessino, per carità, con queste regole, regoline, affrontano i problemi che riguardano la nostra struttura sanitaria, che è più debole che in altri paesi, come i fatti hanno dimostrato, affrontino la questione drammatica di questo conflitto di competenze tra poteri centrali, regioni, ognuna delle quali fa quello che vuole. Qua ci troviamo all'anarchia, professore. Ci sarà il presidente della regione Calabria Santelli qui da noi. Hanno fatto un'ordinanza per riaprire bar e ristoranti solo loro. Ma certo, siamo in una situazione pazzesca, ma che non dipende né da Renzi né dai presidenti delle regioni. Dipende, come ahimè il sottoscritto dice da qualche anno, dal fatto che non si è fatta una seria riforma federalistica che intanto rendesse le regioni più regioni Stato all'americana e non questo pulviscolo di regioni che abbiamo, rafforzasse i loro poteri e li rendesse davvero autonome anche dal punto di vista delle entrate e maggiormente responsabili e poi sistemasse definitivamente le competenze tra poteri centrali, regioni e autonomie locali, perché sono anche le autonomie locali che fanno o cercano di fare quello che vogliono. Però c'è un problema qui, professore, no? Perché nel momento in cui noi subiamo delle restrizioni alle nostre libertà, almeno dobbiamo sapere a chi rivolgerci, nel senso che la credibilità dello Stato c'è se lo Stato viene rispettato dalle regioni, dai comuni, eccetera. E questo non sta avvenendo, quindi è difficile affrontare un contagio in questa situazione. È molto difficile, infatti i pericoli sono anche connessi a questo spappolamento di competenze, certamente è molto difficile, però anche Conte deve capire che è impossibile governare in modo assolutamente centralistico, cioè vuol dire in questa fase si è dimostrato anche una mancanza di rapporti tra questo governo, come in passato, tra questo governo e le regioni, cioè non solo le regioni che sono questi catafalchi centralistici, che ognuna delle quali tende a fare quello che vuole, ma anche il governo che non ha capacità e autorevolezza nei loro confronti e quindi ne patiamo le conseguenze. In una regione possiamo avere delle limitazioni di un certo tipo, in un'altra di un altro tipo, in alcune regioni si circola, in altre no, eccetera, eccetera. Non è possibile, no, non è possibile. Ma questo non è soltanto responsabilità della regione, se permette, responsabilità anche di un governo che non ha, e di un sistema, certo, di un sistema. Senta, le faccio vedere tre storie di imprenditori molto forti, Luca Bertazzoni, nella sua terra, nel Veneto, perché questo ci porta a bomba alle misure economiche urgenti. Vediamo.
La follia totale, la follia totale. Siete folli, siete folli. Voi dovete capire, cazzo, che dovete dar retta alla gente che è 18 ore, 20 ore nei bar, nei locali, nei negozi di abbigliamento, da tutte le parti, ok? Perché voi non capite un cazzo. La gente vi viene a prendere. Avete rotto i coglioni, avete rotto. Ci state riducendo sull'astrico. Se io chiudo qua, o ve la metto in culo a voi, ed è quello che farò, ok? O se no sono in mezzo a una strada. Ma però prima di prendermi la via vita, io vi vengo a prendere la vostra. Siamo nel centro di Padova e questa è una delle zone dove si fanno gli aperitivi, dove c'è più vita, c'era più vita notturna. Il primo giugno teoricamente potete riaprire, sì. Al momento. Sì. Una persona dentro 40 metri quadri, questi sono 50? 56. Devo dire una persona alla volta. Io quando lavoro sabato mattina con le scuole di italo-tedesco e quant'altro, che arrivano giù in 20, in 5 minuti a far colazione, persi? Quanto ti costa mensilmente tutta questa baracca? Affitto, bollette, fornitori e quant'altro, sei dai 16 ai 17 mila euro al mese. Però questa distanza non ci potrà essere. Ma assolutamente no, in quindi questo caso mi rimangono 4 tavoli su 8. Questo, quello e questo. 3 sedute a ogni tavolo, quindi 12 posti. Uno spritz sono 4 euro, dove vado? Io ogni settimana devo tirare fuori 4.500 euro di spese sto parlando, non che mi metto in tasca io come tanti pensano, sei imprenditore, allora chissà quanti ne mangi. No, di spese ragazzi. Però il punto è che la distanza ci dovrà essere. Ma infatti noi siamo d'accordo, rispettiamo l'emergenza sanitaria. Tu Stato, mettiti nei nostri panni, non siamo in grado di essere profittevoli per l'attività rispetto a queste restrizioni, mi tieni chiuso, ma mi congeli l'attività, mi congeli debiti e crediti da quel momento fino a che tu Stato dici ok. Possiamo riaprire normalmente. Tana libera tutti, lavorate tutti quanti, vi riprendete debiti e crediti come li avete lasciati e continuate a pagare, cioè ma non è una cosa così folle. Quanto stai perdendo più o meno? Sono 3 mesi? Sì. 60.000 euro. E come fai? Sto facendo i finanziamenti. E tasso di interesse? 5,10. Scudo statale? Sì, sì. Vuol dire che su 50.000 ne pago alla fine dei 60 mesi 56,7. Più 2.300 euro di commissione al consorzio, più 1.250 euro di istruttoria alla banca. E nel momento in cui dovessi riaprire in queste condizioni, quanto prevedi di incassare in meno? Neanche un decimo. Cioè... Un decimo? Ma cioè sì, tu prevedi di guadagnare un decimo di quello che guadagnavi prima e riaprendo così? Assolutamente sì, anche perché... E ha senso riaprire? No. Questo è uno del 97% degli alberghi del Veneto che è chiuso, gli altri che sono aperti ospitano medici, ospitano infermieri. Il turismo tornerà a regime almeno nel 2023, quindi siamo davanti a un anno tragico e altri due anni piuttosto difficili. Quando leggo è la guerra, qualche palazzo l'ha lasciato su, questo è Hiroshima, ci ha raso letteralmente al suolo e ci raderà al suolo per, ripeto, i prossimi due anni. Ora noi quello che chiediamo al governo è interventi pronti, veloci, ma in questa fase per piacere chiarezza. Se devo aprire un Covid center anziché un albergo, no perché grazie. Perché un Covid center? Cosa faccio? Apro l'albergo con la segretaria, cioè tu al mare, allora tu vai via per lavoro, devi dormire una notte in un cazzo di albergo qui a Portogruaro, benissimo, ti trovi uno col Covid con la mascherina. Ti trovi uno con i guanti, un metro dal bancone, eccetera, chi se ne frega sei lì per lavoro. Vai in vacanza. Cioè ti passa la voglia, dici? Ti passa la voglia. Ti trovi segretaria con la mascherina, cartelli con su scritto lavatevi le mani, i dispenser del coso. Cioè ti sembra di rivivere i due mesi che ti sei fatto in casa. Cioè non c'è proprio il clima. Chi salirà in un ascensore d'albergo? Capisci? Cioè non c'è il clima. Il barman che arriva, buongiorno signori, mascherina, i signori desiderano... Dopodiché valuteranno se aprire o non aprire. Questo è un punto importante. Perché valuteranno se aprire o non aprire? Perché lei capisce che col 60% di turisti stranieri, togliamo questo 60%, rimane un 40% di italiani. Sì. Del 40% di italiani cosa facciamo? Metà sono lavoratori dipendenti, si sono già bruciati le ferie e lavoreranno ad agosto. Ed è giusto che l'industria lavori ad agosto, sia chiaro. L'altra metà sono liberi professionisti, piccoli imprenditori che sono due mesi che non incassano un euro, non lo incasseranno per i prossimi tre, non credo avranno tanti soldi per venire in vacanza. L'ipotesi è quella di aprire tutti e sbranarci per un 20% del fatturato dell'anno scorso, oppure aprire la metà e arrivare quelli che lavorano a lavorare al 40%, che è quasi un break-even point. Abituati ad avere 80, 90, 100 persone al giorno, adesso ci troviamo a praticamente far niente, tutto là. Economicamente che vuol dire per lei questo? In due mesi sono circa
50.000 euro in meno che abbiamo incassato più o meno. Serve la liquidità, è come che tu hai sete e hai il rubinetto chiuso. Ho chiesto a una banca l'altro giorno, siccome io ho dei precedenti, che sono un farabutto, hai capito? Io sono un emarginato bancario. Ha chiesto un prestito, quindi un finanziamento? Ha chiesto un finanziamento alla banca, adesso mi ha chiesto altri documenti, vediamo se me lo dà. E ho chiesto a un'altra banca, no, perché tu sei in sofferenza. Bello. Questo qua l'ho fatto io, hai capito? Lavorando dalle 7 della mattina a mezzogiorno, dall'una fino alle 7 di sera. Natale, Pasqua, ultimo dell'anno, primo dell'anno. E le fa effetto vederlo così adesso? Per forza ti fa effetto. Cioè ti spendi dei soldi per fare un ambiente, è bello vederlo anche pieno, hai capito? Questo teoricamente il primo giugno dovrebbe aprire. Dove ci stanno 100 persone ne metterai 20. Quale sarebbe il segno che dovrebbe dare lo Stato? Spostare tutti i pagamenti o toglierli. Cioè. Fare una resettata di cartelle Equitalia e tutto quanto, hai capito? Che creeranno morti senz'altro. Via tutte le cartelle, fare un condono tombale. Cioè, io so da dove vengono i soldi, da dove viene la fatica, hai capito? So come si fa. Ma chi al 27 del mese prende 18-20 mila euro, non gli interessa un cazzo di nessuno. Ha la pancia piena, hai capito? E il popolo bue tribola. Questo è il discorso. Professor Cacciari, questa è una situazione tragica, ce ne sono migliaia di situazioni di questo genere. Di fronte a tutto questo, secondo lei, il governo come si sta muovendo dal punto di vista dei provvedimenti economici? Io intanto mi auguro che ascoltino bene voci di questo genere, perché noi siamo sul ciglio di di conflitti sociali che minacciano di diventare ingovernabili. E allora il governo avrebbe dovuto, prima di tutto, secondo me, al limite del possibile, evitare il passaggio attraverso il sistema bancario, così come è avvenuto in altri paesi. Mandare liquidità subito, più che può, nei conti correnti di coloro che, sulla base di chiare motivazioni, dimostrano un crollo dei loro redditi in questo periodo di epidemia. Ed è facile, ed era facile. In altri paesi si è fatto, in Svizzera per esempio si è fatto. Dovevano fare così, invece il passaggio attraverso le banche rende tutto molto più difficile, molto più complesso e anche più costoso. Quindi questa è la prima cosa. Poi la seconda cosa, certamente un intervento sul piano fiscale. Bisogna rendersi conto che queste persone in queste condizioni, anche questo facilmente controllabile, non possono pagare le tasse per quest'anno. Non c'entra il rinvio. Cosa rinvia a fare? Non possono rinviare. Il rinvio non serve a niente, non risolve nulla. Bisognerà quindi operare a due livelli, cioè una liquidità immediata. E stop alle tasse. Immediata, più la... E stop alle tasse per queste persone, tasse. Però poi sappiamo che le tasse qualcuno le dovrà pagare perché i servizi devono funzionare. Lei pensa che la patrimoniale andrà fatta, parliamo, non ci si può girare tanto intorno a questa questione. Allora sì, a settembre-ottobre, per quello sarà drammatico settembre-ottobre col governo e con tutto, perché dovranno affrontare questi nodi che riguardano le nostre politiche. Finora sono andati avanti a parlare o chiacchierare dell'Europa, di quello che doveva fare e che non doveva fare. E l'Europa malino, però sta facendo certamente più che in passato, anche perché sono dentro questa nave che sta affondando tutti. Ma invece a ottobre, in autunno, dovremmo essere noi a dire che numeri diamo nelle nostre finanziarie, che numeri diamo. E lì si porrà la questione, inevitabilmente. Cioè, o si riescono, anche questo vale anche a livello europeo, veda, se ne sta parlando, è un tema che bisogna porre al centro dell'attenzione. Cioè, per finanziare il recovery fund, sì, o come diavolo si vuol, sì, chiamare, sarà necessaria una politica fiscale unitaria europea, e cioè bisognerà che in Europa si decidano a colpire i paradisi fiscali che abbiamo qui da noi e colpire adeguatamente tutti i grandi gruppi che stanno facendo miliardi ora, durante la crisi, tutto l'e-commerce, tutte le Amazon, tutti i Google. Con le sedi all'estero nei paradisi fiscali. Certo. E che pagano, e che le tasse le pagano se vogliono. No, allora è l'Europa insieme che deve porsi il problema di combattere i propri paradisi fiscali. Perché la gente pensa che il paradiso fiscale sia nell'isola delle banane. No,
è dentro i nostri confini europei. È in Olanda, allora è in Lussemburgo, eccetera, eccetera. Ma non basterà l'Europa, dovremo sfangarci da noi. E allora bisogna capire che questa crisi renderà ancora più poveri molti nostri concittadini, e già sono milioni quelli che vivono in condizioni di estremo disagio, e aumenterà la disoccupazione, eccetera. Quindi ci vorrà un reddito di cittadinanza molto rafforzato, un vero reddito di cittadinanza, e intervenire in tutti questi casi. Quindi naturalmente ci vorrà una manovra molto forte sul piano finalizzata alla riduzione di queste disuguaglianze che sennò minacciano di crescere fino a diventare socialmente ingovernabili. Non so quali decisioni voglia prendere il governo o prenderà il governo futuro, ma so che questo è l'obiettivo, e se sarà patrimoniale dovrà essere patrimoniale, non c'è niente da fare. Le cose vanno dette pane a pane e casino a casino. Tra poco chiederemo e basta menarci per il naso. Tra poco chiederemo all'onorevole Bersani che cosa ne pensa. Figurati. Dirà di no, adesso tra poco glielo chiederemo. Bersani dirà forse di sì, no? Pensavo qualcuno del governo. Senta, professor Cacciari, come si sta comportando l'opposizione in questa situazione drammatica che lei ci ha raccontato? Secondo lei Salvini avrà più acqua, diciamo, dove nuotare, e in generale i sovranisti europei, o entreranno in crisi? No, non vede che tutti anelano all'Europa, invocano l'Europa. Adesso non è più nessuno è sovranista, se non a parole, a chiacchiere, a retorica. Salvini è finito se il governo farà bene, come mi auguro. Al momento, diciamo così, la speranza è più una spes contra spem, ma insomma... Però io mi auguro che faccia bene, che affronti le questioni con serietà, fase 2 e fase 3 in particolare, e allora Salvini non ha spazio. Se invece il governo fallisce, Salvini si ritrova una prateria davanti, è evidente. Grazie al professor Cacciari per essere stato qui.